l'altro giorno, ieri, hanno rapito Robert. Robert Valacchi. Mi hanno contattato che avrebbero rilasciato la gente se andavo io per fare due chiacchiere. E tu sei andato, ovviamente. Certo. Sì, capito. Poi sono andato là. Naturalmente mi sono risvegliato dopo un'oretta, senza lividi, senza tagli, senza niente, quindi penso che non ho torturato. E ho trovato un biglietto in tasca con scritto che mi ricontatteranno. Ieri sera una persona mi ha fatto un accento spagnolo messicano, mi ha fatto una telefonata facendomi una soffiata dicendo che quelli della Maze Bank sono una mafia potente in città che hanno il potere di pulire tutti i soldi in questa città. Ottimo. E mi ha dato questo. Effettivamente hanno una banca. Ma io già sospettavo di Probabile. questi signori, perché Ma appunto perché come ho scritto. sospettiamo per quella cosa di anche del ragazzo di Aspetta, ieri dell'auto rubata? No, ma anche fatemi prima. finire. Vabbè, finisci, scusa. Quando è successa sta cosa ero presente con il capitano Connor e il procuratore Nico. Adesso ho ricevuto di nuovo una telefonata, sempre da questa persona con numeri diversi, quindi ragazzi. Lui non ti ha dato come si chiama, neanche un iniziale, niente. Niente. Ma Mi ha soci. richiamato dicendomi, penso, mi ha detto, in poche parole, mi ha detto, spero che a me, spero che sei una persona intelligente e il fascicolo te lo sei tenuto solo per te, perché quelle persone lì sono anche protette dalla DEA. Quindi se. Addirittura. Sì. Perché Cazzo. Bellissimo. Tanti noi. questa Dopo ci assumiamo la persona, DEA. in poche parole, mi ha detto il nome, che sotto questa. Che mi ha detto soffiata c'è il nome di Hammer e lui mi ha detto sappi che Hammer è protetto da un criminale Cosa da dei c'entra cri adesso Hammer con la Maze Bank? e c'entra lui E Hammer faceva parte, adesso non so se sia ancora, devo un attimo controllare due cose, e faceva parte dei The Sinners, della mafia. ma io questo Quindi i The l'avevo già. Sinners hanno in mano la banca. Allora, se questa persona, da come mi ha detto la telefonata e da quello che mi hanno detto ieri la persona Connor, quindi posso constatare, rimanga qua tra di noi, quindi se esce può uscire solo da noi, che il signor Connor fa parte della DEA, perché ieri mi ha assicurato che queste persone sono collaboratori di giustizia. Oh cazzo. E lui ha accesso a informazioni importanti, quindi sicuramente Se questa è la lui, chiave ecco, del 9. che Sì. Connor mi ha detto più volte che erano, quindi era consapevole che questi aiutavano la giustizia, quindi facendo il calcolo, uno più uno, alla fine il risultato è Non due. cambia, sì. Quindi io ho le prove materiali, chi rappresenta la DEA. Quindi mo Come ci comportiamo? In modo di non tenere sott'occhio, raga. il Perché se lui. fascicolo. Ma calma. Sì, ok, il fascicolo deve essere. Dobbiamo nasconderlo, possiamo vederlo solo Quindi. noi, non farlo vedere né a Cid né a nessuno. Dobbiamo essere intelligenti, sai perché? Perché Mike ha detto una cosa importante. Se questo ha detto che questi sono portati dalla DEA, noi abbiamo un Ma aggancio adesso. attenzione, Connor non No. mi ha detto che c'entrava Hammer, non mi ha No, no, detto il no, io sto nome. parlando del signore che ti ha chiamato con l'accento spagnolo. Sì. Ti ha detto che questi qua sono grossi, sono protetti dalla DEA, giusto? E quindi il Connor deve essere il nostro aggancio a sapere chi è che lo protegge questi Esatto, tramite DEA. le parole giuste sono state, beh comunque ho registrato tutto, le parole giuste sono state, sono protetti da altri criminali come noi, cioè la DEA, quindi loro credono che la DEA comunque sia Porca puttana, no? Hai Non è capito? giusto? Questo non lo sappiamo, io non so cosa Sì, fanno dico, quelli. per dirli criminali, per imputare i criminali vuol dire che fanno buon viso, cattivo gioco. Ecco, In italiano. ma No, quindi no, sta dea dovremmo quindi, considerarla un bene o un male? Stadea, ti posso dire, la prima volta che dividi
sopra nel tetto, capì che questi soggetti non sono dei poliziotti, non sono agenti federali. Io non sono dei sento niente perché urlano su quel cazzo di megafono. Tu hai mai visto una forza federale con degli AK-47 in mano? Ragazzi, come ha detto Mike, queste cose ne devono uscire di qua perché non mi fido degli altri. Allora, questa cosa è, secondo me dobbiamo prendere Nico da parte e dirgli, sì, andiamo su un monte lontano, sperduto, e parlare con... Facciamolo adesso, prendiamo Nico, andiamo in elicottero e vi porto al CITIT.